Benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi andremo a realizzare insieme la focaccia pugliese con le cipolle e le olive nere. Allora, io in passato ne ho già fatta una, però questa ricetta è completamente diversa. Poi quella lì che ho fatto l'ho fatta a mano, quindi ho impastato a mano. Questa la andrò a fare con la Cookie Chef, perché voglio tenere un pochettino tutte le ricette sul canale. Quindi se volete fare quella a mano vi lascerò il link e andate direttamente. Questa è completamente diversa, perché a me piace fare più ricette, diciamo, no? Imparare più cucine, quindi imparare varie focacce, perché ognuno poi la fa a modo suo. Questa mi piaceva, questa ricetta, e la voglio testare insieme a voi. Quindi partiamo subito. Vado a versare nel boccale 200 ml di acqua con 10 grammi circa di lievito, non ne mettiamo tantissimo, e faccio sciogliere il lievito per qualche secondo. Che adesso andiamo a versare il resto degli ingredienti, quindi 200 grammi di farina 00, ok, e 200 grammi di semola. In totale dovranno essere 400 grammi le due farine. Volendo potete sostituire anche l'altra farina con quella zero, però dovete sempre testare come faccio io. Infatti, ultimamente sto testando molto la semola insieme alla farina zero. Devo dire che mi trovo benissimo, le pizze vengono molto croccanti. Poi un cucchiaio scarso di sale. Se voi la volete meno salata, potete mettere anche un cucchiaino. Io di solito metto un cucchiaio scarso, così. Ed infine 10 grammi di olio. Quindi pochissimo. Inserire il gancio a spirale, Finito. che è proprio adatto per impastare pane, pizza e focacce. Quindi andiamo. Allora, per 4-5 minuti, quindi impostiamo. Io metto 5, poi se vedo che l'impasto è ben omogeneo, stacco prima. Comunque di solito circa 5 minuti a velocità 1. Impasto è pronto, adesso lo lasciamo raddoppiare per circa 2 ore. Mi raccomando, ricopritelo o con un panno umido, quindi che lo bagnate un pochettino e lo coprite, oppure con la pellicola. Allora, nel frattempo che l'impasto cresce, comunque ci vorrà un pochettino, andiamo a preparare le nostre cipolle. Quindi le sbucciamo, ci tocca piangere un po', purtroppo. Io utilizzo queste qui anche nell'altra focaccia del video precedente, ho utilizzato queste perché di solito in Puglia utilizzano quelle lunghe, adesso non mi viene il nome, sono delle cipolle lunghe, però io mi trovo bene con queste, non fanno bruciare lo stomaco, non sono pesanti, quindi sono abbastanza digeribili, quindi utilizzo queste, però ognuno può utilizzare quello che vuole alla fine. Quindi vado a tagliare e metto nell'acqua. È arrivato il momento di cuocere le nostre cipolle, quindi vado a versare dell'olio nella padella. Versare tutte le cipolle. Lascio cuocere per almeno mezz'ora, solo cipolle e olio con un pizzico di sale. La cipolla cuoce, la vado a sfumare con un pochettino di vino. Ovviamente questo passaggio è a piacere. Comunque, per dare un po' di sapore in più, mezzo bicchiere di vino ci sta. Quando le cipolle saranno ben cotte, come potete vedere anche un po' dorate, andiamo ad aggiungere le olive nere. Io utilizzo queste qui, che sono le olive che macchiano proprio la cipolla, quindi sono proprio adatte. Questi sono 4 etti, ma io non li utilizzerò tutti. Penso che metterò un paio di etti. Sì, più o meno, anche un po' meno, perché
Comunque sono già abbastanza così. Quindi adesso facciamo cuocere ancora un 10 minuti con le olive, in modo che prendono, la cipolla prenda il colore. Vedete, già inizia a prenderlo. Quando le cipolle saranno diventate abbastanza scure, andiamo a versare la polpa di pomodoro, 400 grammi. Ovviamente regolatevi sempre voi con le dosi, perché ognuno poi, in base anche ai gusti, se volete più pomodoro, se ne volete meno, le olive è la stessa cosa. Quindi vado a versare il contenuto e lascio cuocere e asciugare il tutto. L'impasto in due parti, ho messo dell'olio nella teglia, adesso vado a stendermi tutto il panetto, lo faccio bello fino fino e poi lo lascio lievitare ancora un'oretta nella Steso la teglia. prima sfoglia, mi raccomando, mettete sempre l'olio d'oliva, e vado a versare le cipolle. La sfoglia deve venire molto fina, questa qui. Fate uno strato tutto di cipolle. Ok, fatto questo, per aiutarmi al meglio sono andata a stendermi in un'altra teglia l'altra sfoglia, così già me la trovo stesa, sempre con l'olio d'oliva, mi raccomando. Quindi vado a stenderla sopra. E vado ad intrecciare il tutto. Non vi preoccupate se fuoriesce un pochettino, non fa nulla. Lascio riposare ancora per circa una mezz'oretta e poi vado ad infornare per 10-15 minuti a 220 Eccola qui, gradi. La mia focaccia è pronta per essere degustata. Questo è il suo interno. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!